Mi chiamo Michele Bongiovanni, sono un senior technical specialist di Outlook. Zio, oggi cercherò di parlarvi di quelli che sono gli sviluppi futuri e le tecnologie di progettazione orientate alla produzione. Innanzitutto un piccolo excursus su quello che è l'evoluzione del CAD. Siamo partiti da secoli, diciamo, per secoli si è disegnato al tecnigrafo con la matita, e il calibro, eccetera. Negli anni 80 è apparso questo strumento che è stato il CAD, inizialmente 2D, molto complesso, molto costoso e faceva pochissimo. Oggi, oggi no. Non so se mi sentite in mezzo a questa confusione, io non mi sento. Oggi siamo arrivati, diciamo, a vedere un fondo in cui il CAD è tridimensionale, quindi, ed è diventato lo standard e fa da riferimento per tutto quello che è anche l'ambito della produzione. Però il limite attuale del CAD è quello che è uno strumento passivo. In pratica tutto ciò che lui fa è semplicemente riprodurre ciò che il progettista, il designer, l'ingegnere pensa, ragiona e decide. Quindi non interviene sul cosa e il come, ma semplicemente ripete e tutto ciò che viene pensato appunto dall'uomo. Lo stesso ovviamente vale per gli strumenti di analisi e simulazione, i quali sono strumenti fondamentali. Una volta ovviamente era molto più complesso, oggi possiamo sfruttare questi strumenti di analisi e simulazione, ad esempio di analisi strutturale, analisi termica, analisi di iniezione dello stampo, per validare il nostro progetto. Sono quindi strumenti utilissimi, ma sono comunque strumenti di validazione di ciò che il progettista ha studiato e pensato. Ed è il progettista che comunque deve studiare e pensare come eventualmente risolvere i problemi che vengono evidenziati da questi strumenti di analisi. Quindi, ripeto, tutti gli strumenti fino ad oggi sono sempre degli strumenti passivi. Qual è quindi il futuro del fare le cose? Il future of making things. Una parola è quella, la parola chiave che definisce questo futuro. Generative design. Che cos'è il generative design? È una serie di strumenti software che permettono all'utente, il designer, il progettista, di impostare il che cosa vuole fare e come lo vuole ottenere, e lasciare spazio al software di diventare proattivo, di diventare uno strumento che mi propone delle soluzioni sulla base delle mie impostazioni, permettendomi quindi di scegliere quella migliore nella combinazione estetica e funzionale e di procedere nella mia progettazione sulla base di queste possibili alternative. In pratica il generative design che cosa consente di fare? Consente di dare una serie di informazioni relative a materiali, strutture, vincoli, cose, un po' come farei appunto nell'analisi, nella simulazione, ma non semplicemente per validare la geometria, ma per proporre una possibile geometria. Faccio alcuni esempi. Il primo è quello di Shape Optimization, lo potete vedere anche qui nell'area dimostrativa qui di fianco. Come vedete, la struttura di quel roller è una struttura estremamente complessa come forma. Il progettista se la dovrebbe immaginare, se la dovrebbe modellare e poi eventualmente utilizzando gli strumenti di simulazione
andare a validare dal punto di vista strutturale e con una serie di cicli try and error raggiungere il compromesso corretto fra forma ideale desiderata e funzionalità del componente. Con lo shape optimization invece il concetto è ribaltato. In pratica il progettista si concentra sulla fase funzionale iniziale e quindi definire quelli che sono i volumi, gli ingombri, gli interassi, le aree, e definire quello che è il volume di rispetto, il volume di partenza, diciamo, che deve essere analizzato dal programma. Dopodiché passa a una fase di impostazione dei vincoli, come ad esempio il carico, le forze, le resistenze, ovviamente il materiale e soprattutto il livello di ottimizzazione di questo volume che vuole ottenere. E ciò che ottiene è una mesh di triangoli che definisce il risultato di questa analisi. Quindi quella forma che vedete all'interno del volume è quella proposta in automatico dal software. Poi io sono libero di accettarla, non accettarla, provare diversi materiali, provare diverse condizioni di carico, eccetera, e otterrò forme anche molto diverse. Io ad esempio in questo esercizio, una volta montato quella geometria al posto del volume iniziale, abbiamo visto che assomigliava a una moto naked, al telaio di una moto naked, e abbiamo detto, oh, bello, ci piace, sfruttiamo questa idea. E quindi con la modellazione tramite superfici freeform, display, diffusion in questo caso specifico, abbiamo ricostruito un modello che non necessariamente deve rispettare esattamente quella forma. Vedete, infatti, fra la forma proposta dal programma e quella da noi realizzata comunque vi sono delle differenze, perché dal punto di vista estetico abbiamo evidenziato ad esempio alcune parti, l'arco di raccordo piuttosto che quelle specie di pinne, ecco, in modo da renderlo anche più piacevole dal punto di vista del design. Però ripeto, l'idea ce l'ha fornita il software questa volta. Ora, questo è lo shape optimization, è solo una delle caratteristiche del generative design. Un'altra è quella di sfruttare la natura e di implementare la natura all'interno di un software meccanico. Quelle che chiamiamo le strutture reticolari, qualcuno le chiama lattice, le strutture reticolari di tipo naturale. Quello che vedete ad esempio a sinistra è una cuffia acetabulare, termine complessissimo. È praticamente una protesi che viene montata nell'osso del pelvico, e che è la cuffia in cui viene inserito l'osso femorale. Ora, questa è una protesi e quindi si deve saldare con l'osso. Ora, vedete che questa struttura, una volta nel processamento meccanico tradizionale, è sempre stato un modello in titanio molto liscio, una bella sfera. In realtà, per permettere dei tempi di saldatura con l'osso più rapidi, sfruttando appunto queste tecnologie di sviluppo di geometrie reticolari di forma naturale in automatico, perché anche questo è proposto dal software sulla base delle mie impostazioni. Io do delle regole, imposto dei vincoli e sulla base di questo il programma elabora questa struttura, la quale garantisce il punto di vista. Oppure quello è un esercizio di stile, però quanti di voi potrebbero immaginare che quello è un corpo motore? E ovviamente, vedete, comunque si tratta di, con un livello di efficienza tra l'altro molto superiore dal punto di vista termico e meccanico rispetto a un corpo motore tradizionale, ma in entrambi i casi
notate come queste strutture con le tecnologie di produzione tradizionali non sarebbero realizzabili. Ed è qui infatti che si sposa questo nuovo modo di progettare con il nuovo modo di produrre, che è la stampa tridimensionale. Vi faccio adesso un paio di esempi pratici, reali. Il primo è un progetto elaborato in collaborazione tra Autodesk e Airbus per definito la partizione bionica, è la compartimentazione che divide l'area passeggeri dall'area del personale di volo nella coda dell'Airbus A320. Questa struttura è una struttura portante, sulla coda, è sottoposta a enormi sollecitazioni e soprattutto è quella a cui vengono agganciati i sedili del personale di volo, quindi ha delle necessità di robustezza molto elevate. Normalmente la tecnologia attuale, la produzione attuale, prevede un pannello realizzato dal pieno in lega di alluminio, quindi molto pesante. Ecco, vi faccio ora vedere un piccolo video dove Airbus racconta la sua esperienza. Il commento sotto in italiano, questo è, diciamo, sono i progettisti di Airbus che parlano, ma ovviamente non si sente. Questo progetto non è solo un progetto di stile, nel senso che il pannello è stato effettivamente montato su un Airbus A320 e sono state eseguite delle prove in volo. Ora, questa struttura, questo pannello normalmente in pieno, sfruttando queste tecnologie di elaborazione, sono state studiate tutte queste varianti possibili, andando quindi a determinare una struttura che riduce enormemente il peso, una riduzione pari al 45%, da 65 kg si è passati a 35 kg. 30 kg di peso su un aereo in meno significa carburante in meno consumato, quindi sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dell'inquinamento ambientale non è una cosa indifferente. Ma non solo, i tempi di produzione di questo pannello rispetto al metodo tradizionale si sono ridotti del 50% e lo scarto si è ridotto del 95%. Quindi, adottando delle tecniche di progettazione e produzione innovative, diverse, si è determinata una strada nuova per una produzione più efficiente, più economica e più ecocompatibile. Riesco a andare avanti. Questo ad esempio è un esempio di cosa fa il programma in automatico. Elabora tutte le possibili combinazioni e propone appunto le varie geometrie sulle quali vengono calcolate le caratteristiche di resistenza. Quindi, in funzione dell'ottimizzazione del peso, la massa delle ascisse, abbiamo una capacità di resistenza allo stress definita nell'asse delle ordinate che può variare con forme, vedete, anche assolutamente diverse fra loro. In pratica il sistema ha elaborato qualcosa come 10.000 varianti prima di determinare la condizione giusta. Vedete questa struttura apparentemente casuale? Ecco,
pensate di fare 10.000 tentativi pensandoli a mano, tra virgolette, pensandoli a... Ma non solo, questa struttura è stata ulteriormente alleggerita. Se notate l'immagine a sinistra, non è semplicemente il reticolo inteso come intelaiatura che è alleggerito, ma a sua volta tutta la struttura è reticolata, ogni singolo elemento. Ve lo mostro adesso nell'immagine che segue questa. Questa è la comparazione fra il pannello tradizionale a sinistra e la nuova partizione bionica a destra. Vedete appunto, come vi dicevo, 65 kg contro 35 kg, una riduzione delle dimensioni. Vedete che il pannello tradizionale è 10 cm, quasi 11 cm, il pannello nuovo è solo 10 cm. Siccome di compartimentazione ce n'è più di uno, anche lì piccolo vantaggio, i centimetri sugli aerei sono calcolati come oro praticamente. Ma soprattutto, sottoposto a un carico di 9G, vedete come la struttura tradizionale tende ad avere degli eccessi di stress in una zona e non essere sottoposta a nessun carico in altri, mentre viceversa la struttura reticolare distribuisce più uniformemente lo stress e non raggiunge mai il picco. Ecco, qui possiamo vedere un dettaglio dei componenti realizzati in stampa 3D. Si tratta di una lega di alluminio per la precisione, e soprattutto il fatto che anche per ottimizzare i tempi di stampa, vista le dimensioni dell'oggetto finito, è stata predisposta una serie di giunzioni di diverso tipo che ovviamente sono state realizzate direttamente in fase di stampa, quindi riducendo ulteriormente i tempi di produzione. Se però uno pensa che queste siano solo esercizi di stile, di, diciamo, legati a prototipi, a centri di studi, eccetera, ecco, questo è un altro esempio, il secondo esempio che vi dicevo. Le Under Armour Architect sono delle scarpe che voi potete andare a comprare su internet, sono ordinabili dalla Under Armour, sono un oggetto di produzione standard. Questo oggetto è stato realizzato utilizzando appunto le tecnologie di generative design, studiando le diverse disposizioni e producendolo ovviamente in stampa 3D, sempre con la stampa 3D. Quindi vedete come la stampa 3D innanzitutto può essere utilizzata anche in produzione, anche su produzioni importanti, ovviamente è questione di quante stampanti ho a disposizione, ma questo è un altro discorso. Ok? E soprattutto permette di effettuare dei cambi di passo, visto che parliamo di scarpe, nella gestione della produzione. Anche qui vi faccio vedere un piccolo video, se riesco a lanciarlo, che spiega quello che è stato il processo in Under Armour. Anche questo l'ho sottotitolato.
Ecco, come vedete si tratta di superfici, non di mesh, di triangoli. E anche questo, oltre ad essere un oggetto di produzione, è un oggetto testato sul campo, in questo caso il campo sportivo. Bene, io ho terminato la mia presentazione, sono qui se avete qualche domanda, oppure vi invito a visitarci nell'area mostrativa.